per l'onore che mi avete fatto dandomi l'onorificenza, e la seconda che ricevo in vita mia, la prima l'ho ricevuta dal Vaticano, e quindi sono stati esteri, veramente. No, vi ringrazio, mi fa molto piacere essere qui, come è stato detto. Questa è l'ultima tappa del World Expo Tour, un giro del mondo tra i paesi che vengono ad Expo, 24 tappe, dagli Stati Uniti a San Marino, passando per paesi europei, anche per la Turchia, per la Russia, Monaco, senza guardare le dimensioni. La regione Lombardia, lo sapete, è la più importante regione italiana, 10 milioni di abitanti, un quarto del prodotto interno lordo, 1 milione di imprese abbiamo, ma per me la dimensione conta, ma conta molto anche l'identità e il valore che voi rappresentate, che San Marino rappresenta, la più antica repubblica del mondo, non solo d'Europa, è proprio questo. Jean-Jacques Rousseau diceva che la vera democrazia si raggiunge solo nelle comunità piccole, e voi siete un esempio di questo, e oggi è importante mantenere questo esempio e farlo valere anche nell'Europa, istituzioni in via di formazione sul piano politico e quello istituzionale che conosciamo. La Lombardia ha un rapporto e vuole intensificare il rapporto di amicizia e di collaborazione con San Marino, ripeto, al di là delle dimensioni, perché riteniamo che sia opportuno e utile per noi, e spero anche per la Repubblica di San Marino. È per questo che sono qui, è per questo che abbiamo definito i contenuti di un accordo, di un protocollo che sarà firmato solo dopo che il Ministero degli Esteri nostro avrà ratificato, questo fino a che la Lombardia non diventerà una Repubblica indipendente e sovrana, spero presto, ma fino ad allora dobbiamo passare dal Ministero degli Esteri. Però nella sostanza, al di là della forma, a me interessa la sostanza, e la sostanza è che oggi formalizziamo nella sostanza, appunto, un reciproco impegno a collaborare da tanti punti di vista, dal punto di vista dello sviluppo dei rapporti turistici, del turismo per esempio, dello scambio di informazioni, delle attività economiche, ma io direi anche della valorizzazione dei territori. Ne parlavamo prima, no? La Lombardia è la regione che in Italia ha tanti primati, tra questo anche quello di avere il maggior numero di siti UNESCO, patrimonio dell'umanità. La Lombardia ha 10 siti UNESCO, è la regione che ne ha di più, e quindi anche da questo punto di vista la valorizzazione dei patrimoni mondiali, c'è un terreno comune su cui lavorare. Noi avremo ad ottobre, la prima quindicina di ottobre, proprio ospiteremo in Lombardia alla Villa Reale di Monza e al Palazzo della Lombardia il Forum Mondiale dell'UNESCO, a cui io invito la Repubblica di San Marino, e quella potrà essere un'occasione per fare anche un'iniziativa comune su questo terreno. Dobbiamo farci conoscere al mondo. E Expo è proprio questa occasione, 145 paesi e 3 organizzazioni internazionali in rappresentanza di oltre il 90% della popolazione mondiale. Saranno 6 mesi in cui Milano, la Lombardia, è il palcoscenico, diventa Milano la capitale d'Europa. È un'occasione che non vogliamo perdere, è un'occasione che può essere di relazioni istituzionali, politiche, ma anche economiche. Noi avremo all'interno del sito vicino al padiglione dove sarà rappresentata San Marino il nostro padiglione, Pianeta Lombardia si chiama, di fronte al padiglione Italia. Non è una contrapposizione, perché è giusto che la Lombardia abbia il suo spazio, che sarà il luogo dove noi presenteremo la Lombardia, le eccellenze della regione da tutti i punti di vista, ma sarà anche un luogo d'incontro.
della business community lombarda con il mondo, ed è uno spazio che io metto volentieri a disposizione di chi vuole incontrare le nostre realtà economiche, quindi anche della Repubblica di San Marino. Sarà una grande occasione per stabilire rapporti di ogni tipo, di amicizia, sarà una sfida anche perché nei cosiddetti cluster, i padiglioni a tema a cui partecipa anche San Marino, biomediterraneo, ci saranno paesi dei 5 continenti in un unico padiglione, in un unico cluster, paesi che si riconoscono nel tema del cluster, il Mediterraneo appunto, o il cluster del caffè, quello del cacao, quello della frutta, è una cosa nuova, è una novità. E sarà interessante vedere quello che sta succedendo nel mondo, come potrà funzionare. Io spero che sia anche un luogo dove si rafforzano i legami di amicizia e di pace e si contrastano queste spinte bellicose che sentiamo, i cui rumori sentiamo quotidianamente.